Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Quest'oggi siamo tornati in un nuovo video e parliamo finalmente dell'istone ufficiale a Fantacalcio 2020-2021. Signori, io direi di partire subito. Ho scritto l'articolo e l'ho pubblicato nella giornata di ieri sul mio sito, quindi trovate tutto sul sito, anche dove scaricare il listone ufficiale, dove trovarlo tutto completo. E inoltre trovate anche i migliori giocatori a mio parere. Niente, quest'oggi ve ne andrò a dire qualcuno, parliamo appunto del listone, delle novità più che altro e dei dubbi che erano venuti prima appunto dell'uscita ufficiale. Perché infatti ci sono molti giocatori che non si sapeva ancora se erano centrocampisti o attaccanti ed eravamo tutti curiosi di scoprirli. Io direi che senza indurci in troppe chiacchiere partiamo dai difensori, dove troviamo innanzitutto Gosens e Atebur. Due difensori molto molto attesi perché comunque l'Atalanta gioca con il centrocampo a 5 col 3-5-2 e loro giocano molto in avanti, però restano difensori. Restano difensori anche Young e il nuovo acquisto dell'Inter, Kolarov, che si alterneranno sulla fascia sinistra dell'Inter, così come il loro compagno di reparto dall'altro lato, Hakimi, di cui abbiamo già parlato in un vecchio video. Poi troviamo Cuadrado, anche lui come Hakimi abbiamo già parlato. Ansaldi, Aina, i due terzini del Torino che anche loro sono molto offensivi, e per aggiungerli anche i terzini della Roma che dovrebbero essere Bruno Peres e Spinazzola. A centrocampo i più interessanti restano sicuramente i top, dove vengono confermati Luis Alberto, Gomez, Çalhanoğlu, Chiesa e Zaniolo, 5 giocatori molto offensivi ma che resteranno centrocampisti anche la prossima stagione, insieme a Bernardeschi e Kulusevski, due esterni della Juventus, e i due romanisti Mkhitaryan e Under, che a differenza di Pedro che è stato confermato come attaccante e qui cade un po' in basso, come molti giocatori che vedremo nell'attacco. Altri due di cui dobbiamo parlare sono Politano e Castillejo, due ali d'attacco molto molto interessanti rispettivamente di Napoli e Milan, che rimangono, anziché diventano centrocampisti. Mi pare che però Castillejo era centrocampista anche lo scorso anno. Politano è molto interessante, tenetelo d'occhio perché è titolare nel Napoli. Poi, di interessante, troviamo anche Lazzaro e Malinowski. In verità, Malinowski è più interessante perché giocava da trequartista, ma è rimasto centrocampista, quindi fate sempre attenzione, ma si sapeva, a mio parere, che rimaneva centrocampista. E Lazzaro invece, che poteva essere spostato terzino, ma in realtà è rimasto centrocampista, un vero peccato. In attacco, più che giocatori sorprese positive, troviamo ovviamente sorprese negative. A partire da Ribéry e Ilicic, Ribéry di cui già abbiamo parlato, e Ilicic che rimangono attaccanti, anzi, Ilicic che rimane attaccante, Ribéry che diventa attaccante. Troviamo Correa e Boga, loro che rimangono attaccanti, Boga ad attacco, Correa seconda punta dietro a Immobile, e appunto restano attaccanti. Poi dobbiamo parlare di Pedro, di cui già appunto ho accennato prima, che alla Roma farà l'attaccante, anzi il trequartista destro, ma che però verrà arrestato attaccante a Fantacalcio, a differenza di tutti gli altri suoi compagni di reparto. Poi troviamo Iago Falchi, che come Pedro sarà attaccante e svolgerà più o meno lo stesso ruolo, anzi forse Iago Falchi gioca anche un po' più avanzato, diciamo più il ruolo di un Politano. Poi troviamo João Pedro, vabbè lui era ovvio perché lo scorso anno ha fatto ben 18 gol, gioca da seconda punta e come giusto che sia deve essere attaccante. E poi infine troviamo Lozano, che come tutti gli altri citati è attaccante e lui poteva essere molto interessante a centrocampo visto che il suo compagno di reparto Lozano sarà centrocampista, cioè Politano sarà centrocampista, mentre ovviamente Lorenzo Insigne attaccante. Così come Roberto Insigne che sarà attaccante, purtroppo. E niente ragazzi, questi erano i giocatori più interessanti, vi ricordo di andare a vedere in descrizione l'articolo per scaricare così anche il listone ufficiale di fantacalcio.it. E niente, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.